quello è stato lo scorrimento dalle letture e dalle gestioni della riconquista della palla, si ribalta l'azione oppure si consolida la riconquista, ora si tiene palla e si fa girare, ora si viene a prendere, si parte tutti insieme oppure si concede un po' di campo e visto che siamo non ordinati nel venire a pressare alto, vi si aspetta nella nostra metà. Poi è stato tutto agevolato e siamo passati subito un vantaggio, però molto meglio questa partita qui da quella del girone d'andata. Dice, ma c'era il risultato? No, non c'era niente, anzi questa diventava molto più pericolosa sia a livello psicologico che a livello tattico e tecnico, perché questa era la squadra che ha vinto l'ultima partita 5-2 contro una squadra che gli è davanti in campionato e che ha fatto bene anche nella qualificazione del girone, era questa. Quella lì probabilmente avevano sofferto un po' il nome Inter, la storia dell'Inter, il colore, il club, e sono entrati un po' frenati, hanno fatto delle scelte nella partita d'andata che nel secondo tempo, in questa partita qui invece si erano liberati di queste ipotetiche difficoltà che loro pensavano e diventava la partita pericolosa, diventava poi il problema di prenderla un po' sotto gamba, mentre era una squadra più forte e allo stesso tempo una squadra più libera mentalmente, come dicevamo ieri in conferenza. Invece siamo entrati molto concentrati, siamo entrati molto produttivi per quello che necessitava la gara, l'abbiamo messa subito su un binario corretto, poi gli abbiamo concesso un po' di campo, non siamo stati così pignoli da andare a discutere su tutti i palloni, però abbiamo sempre compattato la linea difensiva con i due mediani e non gli abbiamo mai concesso niente, ecco, quello era fondamentale. Invece nel secondo tempo siamo riusciti a fare questo e quell'altro, cioè a fare una fase difensiva compatta, una fase difensiva importante. L'altra volta c'era un gatto, ora c'è uno chiuso e vuole nello stesso posto c'è una persona, è un orso, cioè. No, è lui che si può liberare dal recinto dove l'hanno chiuso. C'è una squadra che le piacerebbe affrontare? Uno o che invece... perché sennò... Non so, solo questo. Lo so, però... Siamo diverse squadre forti, ce n'è diverse in questo girone qui, per cui... E le conoscete anche voi. Se si evitano, quelle lì è meglio, perché poi sennò il rischio c'è. A fianco? Buonasera, mister. Negli anni scorsi le squadre che sono andate avanti in questa competizione, non so, il Siviglia, il Liverpool, il Manchester United che l'ha vinta, spesso nell'ultima fase hanno perso tanti punti in campionato, no? Quindi diventa fondamentale, adesso la chiave è la rotazione, scegliere anche a seconda della forma fisica, e a questo proposito Skriniar, Brozovic, Lautaro cambiati, Nainggolan ha più bisogno in questo momento anche di mettere minuti nelle gambe, oppure se avesse avuto il quarto cambio avrebbe tolto anche lui? Grazie. Avrei tolto anche Perisic, avrei tolto anche Nainggolan, perché poi è difficile recuperare, soprattutto in un momento dove qualche infortunio ce l'hai, qualche situazione che non è al meglio ce l'hai a livello fisico, e di conseguenza domani è forse quello il giorno dove si può fare qualcosa, il giorno dove si accusa più stanchezza di tutti è domani l'altro e sei già alla vigilia della successiva partita, per cui e il cliente è di quelli scomodi, perché è una squadra veloce, una squadra che sta attraversando un buon momento. Quello che metterebbe a posto tutto è avere tutti i 20 calciatori a disposizione, quello metterebbe sicuramente dentro le scelte un aiuto importante, però poi probabilmente anche gli altri
debbono sopperire a qualche cosa che capita a questo periodo del campionato. Prego. Salve mister. Mister, questa sera tutto ha funzionato alla perfezione, l'Inter ha vinto ma ha convinto soprattutto. Le chiedo, ha fatto la differenza il fatto che comunque l'Inter rispetto al Rapid Vienna sembrava una squadra molto più esperiente? Non ho capito. Sì, stasera probabilmente contro il Rapid ha contato anche un po' di esperienza. Non ne abbiamo tantissima in queste competizioni europee, però se si va a confrontarci con loro, probabilmente anche il livello dei calciatori ti dà la possibilità di una gestione più corretta di quello che possono essere le emozioni a giocare questa partita qui e lo scorrimento delle situazioni dentro la partita stessa. Noi dobbiamo riuscire a portare a casa, a guadagnare molto ancora da un punto di vista del carattere, del mantenere questo grafico a un livello tale che non si può discutere poi di quella che è la qualità del calciatore, visto la maglia che indossi, visto il nome che hai, insomma. Ogni tanto ci succede di abbassare un po' questo rendimento e questa è la cosa che dobbiamo assolutamente andare a lavorarci in maniera più profonda possibile, perché poi quando riusciamo ad essere, come dicevo prima, ad essere attenti, ad essere esecutivi a quel punto giusto che vuole la situazione, abbiamo anche qualità, abbiamo anche possibilità di confrontarci con grandi squadre. Però è nel lungo tragitto che non riusciamo a mantenere questa forza, questa convinzione, questo carattere e questa qualità sia tecnica che fisica, ecco. L'ultima, prego. Buonasera mister, abbiamo visto uno spezzone di partita Politano attaccante centrale, volevo chiederle gol a parte come l'ha visto e se davvero può essere una valida alternativa a Lautaro che a questo punto è diventato imprescindibile, grazie. Sì, noi ne abbiamo due o tre di queste situazioni, quello più giusto, più corretto per caratteristiche sarebbe Keita, perché poi è una prima punta un po' più di movimento, una prima punta che svuota e che poi ti riattacca lo spazio lì dentro. Lo può fare Politano, lo può fare Perisic e lo fanno più di manovra naturalmente, con meno presenza dentro l'area di rigore. Ed è una cosa che non è detto che poi crei dei limiti in base a quello visto. Può essere anche lo sbocco per riuscire a trovarci qualcosa di più. Grazie, buonasera a tutti.